Садись в машину! Cosa ho fatto? Идиот, у меня нет времени! Залезай! Черт возьми! Догоните его! Eccoci qua, salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Siphon Filter 2, questa volta però con la missione successiva a quella dell'altra volta, dove addirittura non ho neanche salutato alla fine perché sto registrando di seguito, quindi mi è venuto praticamente spontaneo andare avanti. E ci troviamo sempre con Liang Xing, però questa volta siamo al di fuori della discoteca, quindi siamo proprio per le strade di Mosca. Gregorov è in fuga per le vie di Mosca, sta tentando di fuggire dai soldati della milizia, dalle sue stesse guardie del corpo e da te. Devi raggiungerlo prima che riesca a dileguarsi. Dovrai avvicinarti a lui ed usare il tuo taser per metterlo fuori combattimento. Morto non ti servirebbe a niente. Nota, Gabe e Teresa sono sotto l'attacco nemico e non possono quindi esserti d'aiuto. Ricorda che non avrai nessuno a coprirti le spalle durante questa operazione. Gregorov! Gabe, lo vedo! Ecco qua, cominciamo benissimo. No. Qua andiamo di fucile a pompa, che è molto meglio. Vedete, Gregorov è lì che sta scappando. Poi la mira completamente a patate. Gabe, Gregorov è a piedi, sta attraversando le strade della città verso nord. Lo sto seguendo. Ok, a questo punto invece possiamo anche utilizzare la 45, perché adesso qua ci saranno diversi nemici che spuntano addirittura dai tetti. Esatto, questi me li ricordavo. Posto di blocco. Perfetto. Gabe, mi senti? Liam, ti sento. Abbiamo grana in questo momento. Ok, me la cavo da sola. Devo trovare un modo per liberarmi di questi scocciatori. Chiudo. Se non подчинишься, откроем огонь. Огонь! Ma porca puttana! Io non mi ricordo qua se dovevo trovare tipo le granate a gas, c'era una cosa del genere tipo da fare. E no, vedi, qui c'è un altro posto di blocco. Intanto questi me li levo. Perché quelli non li possiamo uccidere. Però io non ricordo di avere... Aia. E non credo neanche di poterli passare. O forse sì. Muro invisibile. No, io qua mi ricordo che dovevo prendere, tipo c'erano forse le granate, non mi ricordo. Perché c'erano le granate a gas che dovevo usare, però dove cazzo erano? Forse le devo prendere lì dalla macchina degli agenti, questi qua messi qua, che sono distratti. Ma non credo, non me la ricordo questa cosa. Ah, ecco, sì. Invece sì. Invece sì. Smadriti, botana! Strillati nei mio! Sì, sì, vedi, allora era veramente così. Oddio. No! La macchina che scoppiava, non me la ricordavo proprio.
Porca troia. Ecco, vedi, adesso io avevo il lanciagranate. Ecco, praticamente li addormentavo. Per evitare ovviamente di ammazzarli. Quello là sopra ovviamente non sparerò. Non sparerò. Oh porca totale. Gregorov sì, praticamente è un altro cecchino. Ah sì, qua c'è la macchina che mi insegue. Qua dovevo appendermi se non sbaglio. No, non era qua che dovevo appendermi. Oddio, da qua sotto mi fa riprendere. Vabbè. Buonanotte, proprio. Ai suonatori. Ma che cazzo? Ma che raggio ha l'esplosione? Ci sono andato da tutt'altra parte io. E comunque, se ve lo state chiedendo, Gregorov, no, non lo posso. Niente, non lo mira. Cioè, il nemico più vicino non lo mira. Impossibile mirare il nemico più vicino. Qua cammino rasente al muro, così. Niente, qua allora mi devo mettere nel vicolo. Ma dai, ma come mi chiamo appresso? Esatto. E ora possiamo andare da quel lato perché la macchina ovviamente non c'è più. No? Scusami, e dove dovevamo andare allora? Perché la porta da qua non posso entrare. Ma porco. Madonna mia, che fastidio. Ah no, ma dobbiamo salire da qua. Sì, che c'è la macchina in fiamme. Io posso salire da qua, me l'ero scordato. Perché le fiamme sono laterali. Sì, sì. Devo fare ora tutta la parte questa qua dei tetti. Qua ora spuntavano. No. Pensavo ci fosse qualcuno che mi spunta. Ora qua forse mi spuntano quando salto. No. È meglio. Fantame, per qua, poi! E qua forse era la parte. Madonna di Dio. Lo sto odiando sto cazzo di gioco. Veramente lo sto odiando. Cioè veramente su PS5 i comandi sono terribili. La levetta analogica è completamente sfasata. E le frecce sono dure da morire. Proprio mi sto disintegrando. Mi sto disintegrando le mani a giocarmelo. Proprio mi sto letteralmente disintegrando le mani a giocarmelo. Qua forse c'è il giubbotto? No. Io mi ricordo che ora qua c'è la parte. Qua dove mi devo appendere.
Esatto. Mi devo appendere perché c'erano le macchine che passavano. Ehi, strelevni io! Oh! Amico mio! Amico mio, sei un po' esagerato qua, eh? Vabbè, madonna mia. Cazzo, è un raid aereo! Sì, questi li hanno fatti scarsi apposta, tipo con un HP, in modo tale che tu appena li colpisci anche per sbaglio già muoiono. Vabbè. Veramente... Veramente questi qua che ti fanno colpo alla testa così completamente a caso sono incredibili, sono veramente incredibili. Cioè che tu rolli, giri, fai, dici e niente, praticamente ti colpiscono a prescindere. Ecco. Cioè, come cazzo mi devo avvicinare se appena mi avvicino mi fa colpo alla testa? Cioè, capite che c'è anche un controsenso di fondo nel gioco stesso che ti dice avvicinati a Gregorov. Sì, che poi c'è tutta la boss fight, lo so benissimo, dove mi devo avvicinare, devo spaccare le luci. Quella me la ricordo, perché ci ho perso talmente tante volte lì che proprio le bestemmie le ho sparate in aramaico. Ma tu... Cioè, ma sto rollando apposta, ma fammi andare via, no? No, niente, è impossibile. Vabbè, sì. Poi questa non colpisce un cazzo. Cioè, un agente speciale non colpisce un cazzo volante. Ora qua mi metto dietro la macchina. Ecco, esatto, così lui se ne va. Perché ora qua devo camminare dietro le macchine. Ora qua il casino è che devo fare tutta la strada dietro le macchine. Le macchine che passano, che mi fanno, diciamo, da copertura. No! Madonna! Mi stavo investendo la macchina. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ora, boss fight. Uri! Sono io! Sono Lian! Perché stai correndo? Ма, остановитесь, она мне нужна живой. Поехали. Esatto. Adesso invece ci prepariamo alla boss fight con Gregorov, molto più semplice rispetto a tutto il resto, perché questa comunque non è difficile come boss fight. L'americana era nella discoteca, ma non sono riuscita a vederla.
No, Logan non è qui. Non so come ha fatto ad andar via. Ok. Al quartier generale c'è stata una modifica nei piani. Eccoci qua. Adesso siamo al Volkov Park. Gregorov si è lasciato alle spalle le strade di Mosca ed è entrato nel Volkov Park. Spera evidentemente di far perdere le sue tracce nella nebbia e nell'oscurità. Ma tu non puoi permettere che riesca a sfuggirti. Nel caso dovesse dileguarsi, ogni possibilità di ottenere un vaccino per il Siphon Filter sarebbe perduta. No, veramente, ma mai avuto tutta questa difficoltà in un videogioco? Cioè, veramente, non me lo sono mai ricordato così difficile Siphon Filter 2. Mai nella vita. Anche perché ora sto coglione si mette là sopra. Vedi, gli dovevo andare alle spalle. Non me la ricordavo sta roba. Oh oh. Vabbè. A gangbang proprio. No! Ale. Madonna, ma... Minchia, proprio ti colpisce in qualsiasi modo. Ma è paurosa sta roba. Vabbè, qua posso anche tirare dritto. Ma anche no, forse. Vabbè, qua ora spariamo una bella granata. Easy. Mi viene da girare con la cosa. Mi viene da girare con lo stick destro per girare la visuale e invece non la posso fare sta cosa. Figurati se non hanno il giubbotto antiproiettile. No, hanno buttato la granata qua? Minchia. Meno male che c'era la statua davanti. Ok, qua adesso dovremmo essere... Ah no, nella zona... Questo però non è col silenziatore, se non erro. Merda. Questa è la zona tutta scura. La selva oscura.
Ed è qua che dovevo ammazzare tutti? Se non sbaglio dovevo eliminare tutti? Ah no, da là devo andare poi. Dio. Che brutto il sistema di mira. Esatto. Vedi, lui spara praticamente a tutte le luci. Questo è un indizio per la boss fight successiva. Beh, voglio arrivare. Oddio. Voglio arrivare alla boss fight. Non me la ricordavo sta zona tutta fatta di cecchini. Minchia, stavo passando, cazzo. Vabbè, ora faccio la stessa cosa anch'io. Ce ne andiamo di qua tutto di lato. Che culo. Ok, qua dovremmo riuscire a passare comunque. Yes. E ora c'è la boss fight. Dai, dove sta la boss fight? Non... Period! Vabbè, mi hanno disintegrato già, quindi che cazzo devi fare? Madonna mia, che palle. Period! Analizit подмост! Не упусти её! Ma no, col giubbotto antiproiettile, dai, ma veramente. Anche io ora questo come lo devo ammazzare? Dio buono. A me. Andiamo ora 4 e quarti d'ora. Devo aspettare che scende. Risale, scende, risale, scende, risale. Cioè, guarda, 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 guarda. Questo mi ha lanciato la granata in bocca. Niente, non riesco a passare.
Cioè, voi me lo spiegate il senso di una cosa del genere, dove ci sono quattro persone col giubbotto antiproiettile? Period! Ma che cazzo? Cioè, io ho sparato una granata, non sono morti. Immuni alle granate. Period! Sì, vabbè, l'ho sparata a tre mestieri. Period! Cazzo fai? Ma cosa fai? Ma cioè, volevo ricaricare l'arma? No, sei salita sul ponte. Ma io dico, ma Dio buono. Period! Cioè, pure i comandi tutti storti. Mi deve colpire per forza. No, vabbè. Incredibile. Incredibile sta cosa. Period! Analisi il padmon! Io pustio! Sì, ma è inconcepibile questa cosa. Cioè, quello mi lancia le granate sotto il culo. Vabbè. Ora prendo il fucile, quello che addormenta, li butto giù e vaffanculo. Period! Boh, posso. Easy. Così ci leviamo sta rottura di coglioni. Oh, finalmente boss fight e possiamo chiuderla qua. Così almeno il capitolo Gregorav lo chiudiamo tutto in una botta. Tanto la boss fight non è difficile. Eccoci qua. Gregor aveva smesso di correre e ha deciso di affrontarti. Il tuo obiettivo è metterlo fuori combattimento con il taser senza ucciderlo. Nonostante lui sia armato e pronto a qualsiasi cosa, potrebbe essere utile creare un elemento di distrazione per avere più facilmente la meglio su di lui. Smettila di nasconderti e combatti. Ecco qua. Gabe, ho raggiunto Gregor. Non credo che si arrenderà senza combattere, ma ci serve vivo. Mi senti? Gabe? Mi senti? D'accordo, me la sbrigherò da sola. Ok, vedete, adesso lui praticamente si trova qua. Quindi noi che dobbiamo fare? Lui ovviamente farà come al solito, tipo colpo alla testa, ecco. Tipo a livelli allucinanti. Esatto, quindi noi dobbiamo sparare tutte alle luci. Maledetta. Esatto. E ora, una volta fatto questo, è il massimo che puoi fare. Vedi, lui ha visto da dove ho sparato, no? Ha sentito il rumore. Quindi noi adesso piano piano andiamo alle spalle e lo stordiamo. Liam, sei lì?
Gabe, dove sei stato? State bene? Tutto ok. Mi sa che questa volta non ci restituiscono la cauzione. Sono nel parco, alla statua del cosacco. Ho Gregorav. Arrivo. Gabe, so perché Gregorav si comportava stranamente. Perché? Miss Liansing, sono Vladimir Nedobri dell'SVR. Temo che debba venire con noi. Ma lui non è chi credete. Non è Uri Gregorav. È un impostore. Lo sappiamo. Ecco perché Gregorav ci sparava in questa maniera, proprio perché non era il vero Gregorav. E adesso scopriremo che cosa è successo. Però per questa puntata è tutto, quindi grazie per essere stati con me e alla prossima.